Moratti, uno di noi. Pioli rivoluziona la formazione contro l'Inter. Oggi alle 18, Milan Primavera per entrare nella storia. Infine, le ultime novità del Toto allenatore per il prossimo anno. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare su iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, in anteprima, tramite le nostre rubriche giornaliere come il Calcio Secondo Giovanni, tramite le nostre live di martedì e giovedì sera e tramite i pre post partita di tutte le partite del Milan. Quindi a proposito, stasera alle 20:15 pre partita di Milan-Inter e attorno a 22:45-23 post partita logicamente di Milan-Inter. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con noi tramite la chat durante la trasmissione del video e a fine video nei commenti, e cercherò come al solito di rispondervi il prima possibile. Ricordo inoltre che chi vuole dare una mano al canale in attesa della rimonetizzazione può fare un versamento di qualsiasi cifra, da 1 euro, 2 euro, quanto volete e quanto potete, a DNA Rossonero da 1899@gmail.com tramite PayPal. Partiamo adesso con le notizie di oggi. Oggi giornata campale per il Milan. Abbiamo prima la Youth League, la squadra di Abate che con a capo Zeroli, Camarda, Sia, Simic, Revere, Scotti, eccetera, Essenziale, eccetera, eccetera, farà fronte all'Olympiacos, squadra greca che arriva a questa finale per la prima volta, sia lei che la Grecia stessa, con un cammino diciamo che in alcuni diversi simile a quelli del Milan. Il Milan ha vinto le ultime tre partite a scontro diretto tramite i calci di rigore. Ebbene, diciamo, l'Olympiacos che ha iniziato in precedenza diciamo, la sua tentativo di partecipazione alla Youth League ha vinto il primo diciamo, incontro di preliminare con il Lecce, che è campione italiano primavera, 3-1 andata e ritorno. Ha vinto poi la seconda fase con il campione dell'Azerbaijan, che è, vediamo se riesco a ritrovare il nome, il Gabaya, e infine il terzo preliminare ha sconfitto l'Inter nei spareggi per entrare appunto negli ottavi, ha sconfitto l'Inter ai calci di rigore 6-5. Poi diciamo, ha iniziato l'ottavi della Youth League, in cui ha incontrato il Lens, ha vinto 4-2 rigori, poi ai quarti ha incontrato il Bayern, ha vinto 3-1 e infine in semifinale ha battuto il Nantes 3-1 sempre ai calci di rigore. Quindi anche qui molte volte calci di rigore a favore, questo vuol dire che una squadra determinata come la nostra, però io direi che il Milan giovanile ha le possibilità per poter vincere anche questa partita. Ha eliminato il Real Madrid, ha eliminato il Porto che è favorito diciamo, in questa competizione, ha passato un turno nel girone con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, quindi diciamo, ha fatto un ottimo percorso, rimando anche Braga ancora ai rigori, quindi secondo me ecco, il Milan può vincere questa Youth League dalle 18 su Sky, chi la vuole vedere, io cercherò di guardarla compatibilmente al mio lavoro, niente. Incrociamo le dita. Alle 20:45 c'è il derby, derby Milan-Inter, derby decisivo per lo scudetto per l'Inter, in caso di vittoria l'Inter vincerà il campionato, in caso di vittoria sarebbe la sesta vittoria consecutiva nel derby, logicamente tutto questo sarebbe bene non farlo accadere. Diciamo che arriviamo al derby in condizioni psicologiche e di entusiasmo pari a zero praticamente. La sconfitta con la Roma, l'eliminazione dell'Europa League in modo piuttosto brutto, una squadra apatica in una delle partite che comunque erano a nostra portata ha fatto sì di diciamo, iniziare una critica totale da parte sia dei giornali che dei tifosi, in parte anche giustificata, ed essendo piuttosto pessimisti per l'andamento di stasera. Diciamo che Milan deve, può esserci anche la sconfitta, però deve dimostrare di lottare in campo, cioè non si può vedere una squadra apatica come è stato in queste due partite di Coppa con la Roma. Devono tirare fuori la grinta, devono tirare fuori l'orgoglio, devono tirare fuori anche il rispetto verso i tifosi. Oggi devono correre da mille tutti, devono mettere la gamba a tutti, e Pioli da parte sua ha deciso di cambiare la formazione, quanto sono le novità dette dalla Gazzetta nelle ultime ore.
Si parla quindi di un attacco rivoluzionato, con Leao al centro dell'attacco, a sinistra Pulisic, a destra Musà, e centrocampo dove ci saranno Adli, Reinders e Loftus-Cheek come trequartista. In difesa scelte obbligate, con Calabria, Hernandez sulle fasce, centrali Tomori e Gabbio porta Maignan. Le mie sensazioni, vabbè, tengo per me sinceramente oggi, purtroppo non mi sento molto ottimista. Io spero solamente nella voglia di reazione, nella voglia di rivalsa da parte dei giocatori del Milan, con un Inter che ultimamente non è parsa brillantissima, ma velocemente anche loro ci metteranno di tutto e di più per cercare di schiacciarci e cercare di farci del male. Con la formazione che ha messo Pioli dentro sembra una formazione che tende a stare coperta e cercare di fare ripartenze. Musa è stato messo a destra, penso, per coprire meglio la fascia rispetto a un Chukwueze. Leao al centro mi lascia un po' di dubbi. Vedremo un po', diciamo, i risultati, diciamo, di queste scelte, se sarà questa la formazione del Milan. Praticamente tutto esaurito, più di 200 nazioni collegate. C'è anche un'altra cosa che continua, questa volta calciomercato.com, a dire che molti tifosi del Milan, possessori della tessera cuore rossonero, hanno ceduto i biglietti con trasferimento nominativo a tifosi interisti. Io non credo queste cose, quindi vedremo comunque, anche qui sugli spalti, quanti saranno interisti. Logicamente ci saranno, come sono stati sempre, tutti gli anni, ma non credo questa carovana di tifosi interisti che prendono i biglietti da altri tifosi rossoneri. Se fosse questo, mi chiedo che tifosi rossoneri siano quelli che gli hanno dato il proprio biglietto. Veniamo poi al Toto allenatore che è ancora imperversa. Lopetegui, la Gazzetta dello Sport, continua a ribadire che Cardinale ha incontrato Lopetegui, addirittura gli ha offerto un contratto biennale da 4 milioni con opzione sul terzo. Sembra però che Lopetegui, almeno a notizie di ieri di Marzio, sembra appunto che sia molto vicino a West Ham, che vorrebbe sollevare i propri allenatori per chiamare Lopetegui. Allo stesso tempo ci sono indiscrezioni in cui pare che sia Ibrahimovic, che dovrebbe essere colui che sceglie l'allenatore, che Cardinale non sono entusiasmati dalla figura di Lopetegui, che vorrebbe una figura con più appeal. Quindi vedremo anche questo. Logicamente Toto allenatore, che siamo arrivati a 15-16 ormai nominativi, vedremo anche questo nel futuro. Probabilmente il nome sarà logicamente sciolto a fine stagione, dopo la fine del campionato, e capiremo chi sarà il prescelto. Veniamo poi all'ultima notizia, con cui invece ho aperto la mia, diciamo, introduzione. Moratti è stato intervistato su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Durante la sua intervista Moratti ha detto una cosa che molti tifosi rossoneri hanno detto da tempo, e invece tanti tifosi infettivisti continuano a negare. Vi leggo la sua dichiarazione. Poi, a tifosi interisti che mi seguono, vedo assiduamente, potete andare a vedere il podcast di questa trasmissione, Tutti Convocati su Radio 24, e sentirete con le vostre orecchie le parole del vostro ex presidente. Zhang resta? Bene, non si sa mai il nuovo come sia, e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un sacco di ottimi risultati. Poi, attenzione, che sia costretto a stare in Cina non è colpa sua. Questa è la dichiarazione di Moratti a Radio 24, Tutti Convocati. Quindi ammette, o rimbambito, potrebbe anche essere, oppure ammette quello che sapevamo, che Zhang non poteva uscire dalla Cina. Non è colpa sua, non lo so, sinceramente, ma il fatto che Zhang si sia visto durante il Gran Premio della Cina, intervistato da Sky, abbastanza emaciato, abbastanza dimagrito, se era lui, non ho prove che non sia lui, lo diamo per buono che sia lui, però molto sciupato rispetto a come era prima. Io ho visto una foto di 10 mesi prima, effettivamente ha perso diversi chili. Non può uscire dalla Cina, è quello che stavamo dicendo da tanto tempo. Probabilmente è stato ritirato il passaporto perché non ha pagato ciò che deve alla China Construction Bank, dopo una decisione del tribunale che lo ha condannato, il tribunale di Hong Kong.
alle udienze cui lui doveva presenziare per giustificare, per dire come poteva pagare, diciamo, quali erano i beni che poteva usare per pagare questo debito, lui non si è mai presentato. Di conseguenza penso che la successiva decisione da parte del Tribunale cinese sia stata quella di ritirargli il passaporto e quindi di poter stare in Cina ma non uscire dalla Cina. Questo è stato riferito da Moratti, vostro ex presidente, cari interisti, quindi non l'ho detto io, non l'ha detto Diana Rosso nella TV, ma è qualcosa che ha detto il vostro ex presidente, punto. Per il resto, poi vedremo il 20 maggio, mancano 29 giorni ragazzi, 29 giorni, il tempo stringe e mancano poi solamente 9 giorni alla scadenza della vostra prelazione sul terreno di Rozzano per il nuovo stadio, quindi l'orologio va avanti, ticchetta sempre di più, i giorni diminuiscono, vedremo se effettivamente ci sarà questo pinco a darvi mano con un nuovo prestito più alto, il tasso di interesse non sappiamo ancora quanto sarà, vedremo se sarà fatto, si parlava ieri di due diligence, su cui ho molti dubbi, che due diligence non si fanno in 20-30 giorni, ce ne vuole molto di più. Si parlava prima, appunto, come ho detto già ieri, non so cosa ho già detto, quindi faccio proprio sorvolo velocemente, di tre notizie diverse nell'arco di 7 giorni fra Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, con Famiglia Araba, Fondo Famiglia Araba, poi tre fondi inglesi, poi il fondo americano. Vedremo, il tempo scorre, intanto Zhang è trattenuto in Cina, contro la sua volontà, lo avevamo detto. Molti non credevano e adesso dovranno anche ricredersi su questo, aspettando nuove a breve. Intanto vi saluto, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al DNA Rosso Nero TV. Noi ci vediamo stasera, prepartita 20:15, postpartita 22:45-23, Milan-Inter, incrociamo le dita e ricordiamoci anche alle 18, finale di Youth League Milan-Olympiacos. Quindi un grandissimo Forza Milan oggi, ancora di più. Cerchiamo di rimanere vicino alla squadra per dargli l'opportunità di dimostrare che comunque questa squadra ci si può puntare per il futuro e noi ci vediamo stasera. Ciao a tutti, buon pomeriggio e forza Milan da Giovanni. Ciao.